Lo vedete questo filmato? È un video dimostrativo di Mighty No. 9, realizzato per stuzzicare il palato dei potenziali finanziatori della campagna Kickstarter, avviata per raccogliere i fondi necessari alla creazione del gioco. Dopo ben 4 milioni di dollari raccolti e 3 anni di lavoro con altrettanti rinvii, questo è quello che abbiamo ottenuto. Non staremo qui a lamentarci troppo, perché abbiamo già parlato sul nostro sito delle controversie che turbinano attorno a Mighty No. 9. Quindi, signore e signori, tagliamo corto e rispondiamo alla domanda più quotata del momento. Alla fine della fiera, com'è Mighty No. 9? Iniziamo col dire che il titolo in questione abbraccia a piene mani lo spirito del videogioco vecchia scuola. Mighty No. 9 è fondamentalmente un platform d'azione in cui il giocatore impersona Beck, l'androide numero 9, l'unico immune ad un virus che ha infettato tutti i robot del pianeta. Lo scopo è quello di superare gli 8 livelli dell'avventura principale, esclusi i tutorial e le fasi finali, nei quali si alternano sequenze platform a sane sparatorie, al fine di battere il boss di turno, la cui sconfitta dona al protagonista una nuova abilità sotto forma di una scintillante armatura, intercambiabile con le altre tramite la semplice pressione di un tasto. La progressione segue una flebile linea retta. L'utente può sì scegliere liberamente quale stage affrontare, ma in realtà il gioco stesso spinge a completare prima uno piuttosto che l'altro, per il suddetto discorso dei potenziamenti ottenuti dai cattivoni di fine livello. Ad esempio, acquisire il potere del fuoco prima di combattere contro il robot di ghiaccio Crio vi faciliterà le cose, e non di poco. Parlando invece più nello specifico della giocabilità, le meccaniche che sorreggono l'aspetto ludico di Mighty No. 9 sono basilari. L'interazione si limita infatti al solo salto, al cambio di costume e allo sparo verso sinistra e destra, oltre ovviamente al movimento bidirezionale. L'impossibilità di inginocchiarsi, di caricare il colpo base e di direzionare lo sparo fanno storcere il naso e lasciano ampio spazio alla nuova dinamica della spazzata su cui si basa praticamente l'intero gameplay. Beck infatti può stordire i nemici colpendoli ripetutamente con il suo blaster. Una volta intontiti sarà sufficiente seguire un dash attraverso loro per distruggerli e guadagnare sia punti extra che potenziamenti temporanei. È quindi sconsigliabile eliminare i nemici nel modo tradizionale, ovvero crivellandoli di colpi. Si capisce dunque che l'obiettivo degli sviluppatori è quello di rivitalizzare la formula nostalgica del platform vecchio stampo con una velocità superiore al passato e a tratti davvero stimolante, se non fosse che il level design non si dimostra all'altezza di sostenerla. La composizione dei livelli è scialba e spesso ingannevolmente punitiva, con trappole impossibili da scorgere o inserite in contesti in cui un piccolissimo sbaglio porta alla morte istantanea. La sfida è permeata da picchi di difficoltà esagerati e soprattutto scorretti, e questi momenti spezzano il ritmo di gioco che di fatto non è per niente armonioso. Considerando che dietro al progetto spiccano nomi del calibro di Concept, Intel Creates e lo stesso Keiji Inafune, veterani del settore con alle spalle una voluminosa esperienza, tra cui anche la serie Mega Man, viene da chiedersi come siano possibili tali lacune. Tuttavia, Mighty No. 9 ritrova la sua identità durante i combattimenti contro i boss, molti dei quali supportati da schemi di attacco intelligenti e originali, affiancati ad altri più convenzionali, ma sempre divertenti da scoprire e sfruttare a proprio vantaggio. Il coinvolgimento c'è, la gratificazione tocca le stelle in questi frangenti, e possiamo assolutamente sottolineare che questa è la parte migliore del titolo, al netto delle problematiche legate ad alcune mosse dei boss non sempre cristalline. Consigliarlo però solo per questo aspetto ci risulta comunque difficile, perché banalmente Mighty No. 9 è altalenante, tanto è vero che alcuni livelli sono talmente mal realizzati che quasi sembrano essere in fase alfa. L'estrema difficoltà, che è addolcita da potenziamenti erogati alle morti consecutive di Beck, non è quindi dettata da un sapiente design, ma piuttosto da soluzioni arzigogolate frustranti, che si riassumono in livelli davvero poco ispirati, dominati da un opinabile posizionamento dei nemici e delle trappole. Contenutisticamente il titolo non teme rivali nel suo genere, sempre che il sistema di gioco vi aggrada. Oltre all'avventura principale di circa 4 ore, rigiocabile scegliendo diversi livelli di difficoltà,
E a proposito, non c'è una modalità facile. Gli sviluppatori hanno creato decine di sfide affrontabili in cooperativa o competitiva. E considerando che stiamo parlando di un prodotto venduto a prezzo budget, 19,99€ in digitale e 29,99€ in edizione fisica con DLC inclusi, non c'è da lamentarsi più di tanto, anche se avremmo preferito che la cooperativa fosse sbloccata fin da subito e non verso la fine. Stesso discorso per la direzione artistica dei personaggi, che ci ha infatti convinto, sia dei personaggi principali che dei più piccoli dei nemici, sempre molto belli da vedere in azione. Peccato che il comparto grafico sia a dir poco mediocre, con stage spesso poveri di dettagli e caratterizzati da una palette di colori spenta e assolutamente non in linea con i toni dell'avventura o con il materiale visivo rilasciato durante la campagna Kickstarter. Abbiamo anche notato dei piccoli rallentamenti su PlayStation 4, specie durante le esplosioni più grandi, un elemento sgradevole vista la scarsa quantità di poligoni a schermo, ma per fortuna si tratta di fenomeni poco frequenti. Per quanto riguarda il reparto audio, il doppiaggio in inglese è certamente fuori dalle righe, ma piacevole se contestualizzato nella produzione. Perhaps you should show a bit of restraint, Dr. Sonda. This is only the beginning. Call? Please transfer Beck's assimilated cell data over to my terminal. I want to begin my... Mentre le musiche, pur non essendo memorabili, sono di sicuro piacevoli. Tirando le somme, Mighty No. 9 è un titolo piuttosto disorganico nel quale le buone idee non vengono giustamente valorizzate a causa di evidenti grattacapi a livello di design. Lo consigliamo solo ed esclusivamente ai videogiocatori di vecchia scuola, sebbene anche loro ne riconosceranno i grossi limiti. Bene, questo è tutto per la recensione di Mighty No. 9. Nel caso vi fosse piaciuta, mostrateci il vostro supporto in qualche modo tramite un commento, una condivisione o un mi piace. Qui Giorgio Palmieri per smartworld.it. L'appuntamento, come sempre, è al prossimo video.